Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Infortunio sul lavoro a Calderaro, un operaio ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. San Michele, fervono i preparativi per la processione di lunedì 29. Sabato la giornata nazionale di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Infortunio sul lavoro a Calderaro, un operaio ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Infortunio sul lavoro stamani in un'azienda di Contrada Calderaro. Un operaio cinquantenne resino è rimasto ferito mentre effettuava operazioni di manutenzione su un camion. Per cause in corso d'accertamento, l'uomo avrebbe riportato una frattura al bacino ed una sospetta emorragia interna. Immediatamente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Rinvenuta la Fiat Punto rubata, utilizzata verosimilmente per la rapina del 29 agosto scorso presso la banca Toniolo di Caltanissetta. Un'auto sospetta da giorni stazionava nel parcheggio della parrocchia San Michele. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. L'auto è stata riconsegnata ai legittimi proprietari che il 25 agosto avevano denunciato il furto a Bagheria. Indagini in corso. San Michele, fervono i preparativi per la processione di lunedì 29. È tutto pronto per la festa di San Michele, per la processione, ne parliamo con il parroco della cattedrale, sono momenti importanti che precedono insomma quello che è il culmine della festa. Come sempre negli ultimi giorni il clima un po' si va riscaldando, anche se noi abbiamo cominciato già da giorno 21 sera a fare l'ottavario con la recita della coroncina e poi il canto della litania di San Michele, e devo dire che i fedeli cominciano anche a incrementare la loro presenza, soprattutto i nisseni, i devoti. E certo i tempi sono cambiati, non è più come una volta quando salivano dalle campagne e riempivano la cattedrale. Oggi le mutate condizioni sociali e economiche, organizzative della società, ne prendiamo atto, sono diverse, però ecco, la festa di San Michele Arcangelo è molto sentita dai nisseni e noi facciamo di tutto per poterla organizzare nel migliore dei modi, anche con il patrocinio del comune che si fa carico delle spese riguardanti le luminarie, i fuochi di artificio, i manifesti e quant'altro. Partendo proprio dal manifesto vorrei riepilogare un po' il programma di questi giorni, a partire proprio da venerdì giorno 26, quando in cripta della cattedrale alle ore 17 faremo la presentazione di un volume intitolato Lo spazio dei fratelli, ed è una riflessione, un percorso di riflessione sulla realtà delle confraternite che a Caltanissetta si sono estinte, mentre in altri comuni della nostra diocesi sono abbastanza vivaci. Torniamo alla festa, ci sarà un percorso diverso rispetto al passato? Sì, quest'anno il percorso, diciamo, nella prima parte è immutato, però arrivando allo svincolo, diciamo, della ex stanza, anziché proseguire il percorso Vittorio Emanuele, che oggi è impegnato per i lavori di rifacimento del pavimento della strada, si salirà per via 20 settembre. Ricordo che questa non è la prima volta, ma è la seconda volta, perché 2 anni fa, in occasione della festa dei Tre Santi, era il 28 dicembre, per altri lavori in corso abbiamo fatto quella strada, via 20 settembre, corso Umberto e poi piazza Garibaldi. Quali sono gli altri appuntamenti che precedono la processione del 29?
Ecco, abbiamo detto del 26, il 27 ricorre l'undicesimo anniversario del nostro vescovo che è stato consacrato qui nella nostra chiesa cattedrale e in quel giorno ordinerà due nuovi sacerdoti, due nuovi presbiteri che sono i diaconi Leandro e Massimiliano che conosciamo da seminaristi e che sono cresciuti qui nel nostro seminario. È il punto di approdo del loro percorso formativo ed è una festa per tutta la diocesi, particolarmente per il vescovo che è la guida e il pastore del nostro gregge, del nostro popolo. Questo è il 27, il 28 domenica la sera ci saranno i vespri solenni subito dopo la Santa Messa, quindi alle ore 18:45. Il 29 tutte le sante messe regolarmente come la domenica, ma quella delle 10:30 è la messa pontificale presieduta dal vescovo e alla quale parteciperanno l'amministrazione comunale, perché San Michele è il santo patrono di Caltanissetta, e anche la polizia di Stato con tutti i loro invitati, perché San Michele Arcangelo è anche il patrono della polizia di Stato e quindi la questura, il questore, insomma le massime autorità della città saranno presenti. Nel pomeriggio alle 18:30 la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale e alle 19:30 la processione, a cui, ripeto, partecipano tutti e tre i sodalizi. La Lega di San Michele Arcangelo per tradizione partecipa con tutte le insegne alla Messa delle ore 12. Sabato la giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. Giornata nazionale della donazione del midollo osseo a Caltanissetta, un appuntamento importante che coinvolge diverse associazioni e un massiccio numero di promotori dell'iniziativa. Sì, questa in realtà è già la seconda giornata nissena, a livello nazionale è la quarta, Caltanissetta è già il secondo appuntamento dove appunto si svolgerà il tutto in piazza Garibaldi, quindi sabato giorno 27, dalle ore 9 alle ore 20 per effettuare proprio le tipiche relative al midollo osseo. Avete uno slogan, la cura è dentro di te, cosa significa? Allora, sì, questo nuovo slogan diciamo, gira tutto intorno a un unico punto. Ovviamente per diventare donatori di midollo è necessario fare un semplice prelievo di sangue. Questo prelievo di sangue permette di diciamo, estrapolare i dati genetici di ogni singolo donatore, quindi tipizzare questo prelievo per essere inseriti nel registro donatore mondiale appunto dei donatori di midollo osseo. Quindi il tutto vuol dire proprio questo, fare un semplice prelievo di sangue per trovare poi un'eventuale compatibilità, 1 su 10.000, con un potenziale malato oncologico. Quindi diciamo, questa è un'ipotetica cura per chi soffre malattie gravi oncologiche quali leucemie, mielomi, diciamo, purtroppo quant'altro oggi è abbastanza, come dire, elevato a livello tumorale. Ci sono dei dati che riguardano la provincia di Caltanissetta? Purtroppo sì, Caltanissetta è risultata la città con maggiore tasso legato alle malattie oncologiche. La Sicilia è il primato, ma Caltanissetta, in particolare Caltanissetta, vi è stato un grandissimo appunto, tasso di malattie tumorali che sono appunto aumentate nell'arco di un anno. Questo dovrebbe molto farci riflettere o quantomeno dovrebbe diciamo, portarci a trovare delle soluzioni proprio per venirci incontro. La donazione di midollo, che ripeto, trapianto equivale anche a dire trasfusione, perché qualora poi vi sia una compatibilità, il tutto avviene tramite una trasfusione di sangue tramite feresi, per cui ripeto, è un qualcosa che in realtà dovrebbe essere fatto sin dalla nascita, quindi tipizzarsi per dare possibilità a chiunque di trovare un'eventuale compatibilità e salvarsi, diciamo, quindi riuscirsi a curare da malattie tumorali mortali.
Dobbiamo anche ricordare un dato importantissimo. Delle tipizzazioni effettuate lo scorso anno, tutte andate a buon fine, una ragazza nissena è risultata compatibile con una giovane ragazza trentenne malata di leucemia. Quindi questo per far capire quanto il nostro lavoro sia importante ed effettivamente concreto e comunque fattibile. Quindi grazie a questa ragazza nissena risultata compatibile per quest'altra ragazza per cui per motivi di privacy non possiamo dire il nome, ci sarà possibilità di continuare a vivere. Vi aspettiamo. Alla giornata aderisce anche un'altra associazione locale. Sì, l'associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta, come tutte le 54 sedi d'Italia, partecipa a questo progetto già da 4 anni, nato appunto a Genova, e cerca di portare un elemento di gioia nella giornata. I clown di corsia si spendono in questo progetto da tanto tempo, credono in questo progetto e appunto insieme a Ilenia abbiamo cercato di anche a Caltanissetta, come anche a Gela, parteciperemo anche a Gela come sede locale, di rendere più allegra questa giornata. Randagismo, la sesta commissione consiliare di Palazzo del Carmine incontra i delegati dell'ASP e della Polizia Municipale. La sesta commissione permanente Sanità, presieduta dal consigliere Rita Daniele, è composta da Calogero Bellavia, Francesco Dolce, Walter Dorato, Davide Mirisola, Luigi Romano e Rosalinda Talluto, dall'inizio del proprio insediamento alla luce della situazione di pericolo che si è venuta a creare in varie zone della città, a causa della presenza di numerosi cani randagi, ha deciso di affrontare il problema per proporre soluzioni che possano garantire sicurezza e serenità alla cittadinanza. A tal fine i componenti della Commissione hanno avviato una serie di incontri con tutte le componenti del territorio che si occupano a vario titolo del fenomeno del randagismo: ASP, Polizia Municipale, Associazioni Animaliste, Ordine dei Veterinari, Responsabile del Canile Municipale, eccetera. A seguito di tali incontri e dall'acquisizione di copiosa documentazione, la Commissione sta elaborando un documento di sintesi sulle possibili risoluzioni della problematica, anche in considerazione delle azioni che l'amministrazione attiverà in materia. Furto di energia elettrica, un arresto a Santa Caterina Villarmosa. Un arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta nell'ambito delle normali attività di controllo del territorio. Fermato Alberto Lovetere, 57 anni, per furto di energia elettrica. L'uomo avrebbe forzato con un giravite la cassetta dell'energia elettrica posta sulla pubblica via. Dopo aver tagliato i fili all'interno, avrebbe collegato un filo volante dalla cassetta all'interno della propria abitazione, asportando così in maniera illecita energia elettrica. Sequestrata una scala in legno lunga 2,5 metri, due cacciaviti a taglio, nastro isolante nero, prolunga elettrica di 15 metri circa. L'arrestato permarrà presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri a Licata per tentata estorsione ai danni di una casalinga. L'uomo avrebbe chiesto alla donna, una quarantenne, di compiere prestazioni sessuali per la restituzione di una borsa contenente documenti ed effetti personali che le era stata sottratta il 17 settembre scorso. Alimenti, troppi solfiti nel vino fanno male. Si va dal mal di testa alla difficoltà di digerire il pasto appena consumato, fino a una serie di fastidiose conseguenze che riguardano in particolar modo le donne, perché nel calice di vino ci sono anche i solfiti. Solfiti che tra le altre cose aumentano il rischio di osteoporosi e peggiorano i sintomi della sindrome premestruale. Motivo in più per imboccare la strada di una produzione biologica che sia anche più attenta al contenuto di anidride solforosa. È quanto ha riscontrato l'Università Tor Vergata di Roma, che ha condotto studi sull'anidride solforosa e i suoi effetti tossicologici. Il contenuto elevato di SO2 aumenta i danni rispetto ai benefici. Si va dall'alterazione del ciclo dei carboidrati all'aumento di rischi cardiovascolari e di osteoporosi, ma non solo, c'è anche l'aumento di allergie, riniti, eczemi ed orticarie. Insomma, sintomi ed effetti da non sottovalutare, dietro i quali c'è spesso il consumo di vino. Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
Droga, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno fermato Salvatore Furia, di 46 anni, commerciante, sequestrati 10 panetti di hashish. Voltiamo pagina, adesso si parla anche di stress da weekend in famiglia. Altro che relax del fine settimana. Tra preoccupazioni economiche e impegni dei figli, il weekend in famiglia diventa momento di stress. Lo rivela uno studio dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico. L'associazione tiene sotto controllo le reazioni degli italiani rispetto alla difficile situazione politico-sociale-economica. Gli esperti mostrano una fotografia amara della situazione ottenuta esaminando le risposte di 800 persone. Insomma, la famiglia da luogo di tranquillità oggi procura forte stress, soprattutto nel fine settimana. Soffrono di stress da weekend in famiglia sia gli uomini che le donne, anche se i primi manifestano disturbi più evidenti. Ecco allora senso di soffocamento, stato di irritabilità elevato o apatie, insonnie. L'origine di questo stato va ricercato nella precarietà economica e lavorativa che moltissimi italiani stanno vivendo. Vi lascio un messaggio promozionale alla rubrica Salute e Benessere. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS Più 1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Lo storico marchio BMW torna a Caltanissetta e lo fa grazie all'iniziativa imprenditoriale del nisseno Piero Pugliese. Stamattina, alla presenza dei massimi vertici di BMW Italia, incontrata a Santo Spirito, sede della nuova concessionaria BMW, sono stati svelati i programmi del nuovo store nisseno in contemporanea con la presentazione di due nuovi modelli, la nuova serie 2 Active Tourer e la nuova Mini 5 Porte. Ne abbiamo parlato con il concessionario Piero Pugliese ed il direttore vendite di BMW Italia Alessandro Senatore. Sicuramente voglio parlarvi delle persone che vengono a lavorare con noi. Per noi questo è stato semplice: preparare strutture, organizzazione, mettere a disposizione capitali, impianti, sviluppare quanto c'era da sviluppare. Però una cosa, in tutto questo percorso io ho avuto a che fare con delle persone che erano in cassa integrazione e che o avevano delle difficoltà che, vi devo dire, provenivano da precedenti esperienze e che nel loro cuore però avevano l'attività, il brand BMW talmente inchiodato al cuore che per me è stato un insegnamento. Gente che del sacrificio e dell'appartenenza mi ha fatto poi una forma per riuscire a conseguire una prospettiva, gente che si è battuta, che ha lavorato, che ha voluto proporsi, che è riuscita a proporsi, che in questa fase ci sta assistendo molto. Noi siamo una specie di legione straniera, o siamo qui o siamo altrove. Due terzi dei nostri organici sono di Ragusa, un terzo di Caltanissetta e qualcosina abbiamo in giro sparso per altre province. Quindi abbiamo chiuso, è lì, quota più, quota meno. Una grande sfida per BMW. BMW nella sua storia, la grande forza del marchio BMW è sempre stato quella di saper pensare, progettare, produrre e commercializzare prodotti di successo. BMW nella sua storia è stata in grado di inventare nuovi segmenti, un esempio su tutti X6, Sport Activity Coupé, che ancora è inimitabile. Questa volta BMW lancia una nuova sfida, non lancia un nuovo segmento ma entra in un nuovo segmento, si gioca la partita in un segmento presidiato, che al momento non era ancora presidiato e che per il mercato italiano rappresenta una fetta importantissima della potenziale clientela. La clientela negli ultimi anni, la crisi, un po' di preoccupazioni maggiore, tende a fare degli acquisti un po' più razionali, tende a privilegiare alcune caratteristiche nell'acquisto, quali sono la versatilità, gli spazi, tende a privilegiare anche la dinamica costo, e con questa vettura noi crediamo, mantenendo inalterato il DNA proprio della BMW, di avere la vettura giusta per una fascia ampissima di potenziale clientela. Ci tengo a dire che questa vettura invito tutti a provarla perché mantiene inalterate quelle che sono le caratteristiche proprie del DNA BMW, il piacere di guida, la sportività, il feeling di guida proprio di una BMW, anche con una trazione anteriore, ma quest'auto, l'importanza di quest'auto non è la trazione anteriore, questo cliente, il potenziale cliente che noi andiamo a incontrare, è un cliente che non è
focalizzato sulla trazione dell'auto, è focalizzato su altri elementi che la devono distinguere, quali la versatilità, quali gli spazi. Questa vettura ha una capacità di carico straordinaria, ha un'adattabilità e una modulabilità straordinarie. E oltre a questo una guida alta, la compattezza della vettura e con alcune linee di stile di design che si ritrovano solo nelle BMW. Il diesel l'ha fatta padrona nel mercato italiano e introduciamo un nuovo motore, un 3 cilindri diesel che mantiene delle performance molto 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 buone, va provata, e a questo aggiunge un'efficienza nei consumi e nelle emissioni che pongono questa vettura immediatamente al top nella categoria di appartenenza. Noi abbiamo la nostra presenza sul mercato dell'auto è una presenza ormai che risale agli anni 60, quindi siamo stati fino adesso presenti esclusivamente nel mass market. Abbiamo deciso 2 anni fa di valutare altri mercati e abbiamo avviato questo progetto che oggi culmina con la presentazione della sede e l'avvio dell'attività. C'è la serie 2, la nuova Active Tourer che presentiamo, presentazione nazionale 27 e 28 settembre, e poi qui abbiamo in anteprima la nuova F45 che è la Mini 5 porte. Il mercato ormai è da anni che continua a scivolare, ma riteniamo che abbia raggiunto il suo culmine e quindi non, da questo momento in poi ci aspettiamo che le cadute laddove ci siano non siano più dell'entità degli anni precedenti, per cui siamo fiduciosi che si riesca ancora a poter operare in questo mercato. Molto del progetto che abbiamo varato, che è quello di affacciarci al mondo premium, è legato alla parte assistenziale. Lì noi riteniamo molte delle nostre aspettative sono indicate nella parte assistenziale.